Era l'alba degli anni 70 e l'adolescente Buonveltroni si aggirava senza meta, pieno di brufoli ma vigile, per le strade e i vicoli di Roma. Come lui, altri giovani si annoiavano, appoggiati ai muretti, senza un luogo dove andare, dove rifocillare il corpo e abbeverare la mente. Il buon Beltroni sapeva di dover fare qualcosa, ma cosa? Pensa che ti ripensa, passarono 30 anni. E finalmente un giorno ebbe un'idea. Mai più solitudine, abbandono, vuoto, silenzio e buio. Era nata la Notte Bianca. Siete ancora qui? Why? Perché non andate a vedere gli equilibristi sul filo teso sopra Piazza del Popolo che mangiano il fuoco mentre i Pink Floyd recitano Dante suonando The Wall sopra un palco montato in equilibrio su un obelisco? Forse preferite Joan Baez in inedito duetto con Francesco Guccini? Li allettò Buonveltroni. E perché non Julio Iglesias e la sua badante? Risposero quelli. Ottima idea, ammise il buon Beltroni. Li avrete l'anno prossimo. E se ne andò felice a mettersi in coda per il recital di Giovanna Marini e Charles Aznavour. Ed io tra di voi capisco che ormai la fine di tutto è qui. Regolate l'altezza dello sgabello. Premete il pulsante alla vostra destra. Sorridete. Beccato. Fotocorona. Tira fuori il marcio che c'è in te. E aggiungendo solo 15.000 euro, non la vedrai stampata sui giornali. Regolate l'altezza dello sgabello. Premete il pulsante alla vostra destra. Beccato. Fotocorona. Tira fuori il marcio che c'è in te. E aggiungendo solo 15.000 euro, non la vedrai stampata sui giornali. Grande idea! Mi direte, voi dell'Italia Reale, ma come si fa poi senza sveglia? Come si fa poi la mattina andare a lavorare, a scuola o dove uno deve andare? Venite a Second Italy.